Le 18.32, buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione di TV 2000. In primo piano la politica, ancora tanta incertezza sulla formazione del nuovo governo. Mattarella ha ricevuto oggi il presidente incaricato Cottarelli e poi anche Di Maio per un colloquio informale. Quali possano essere le possibili soluzioni di questa crisi complicata? Le chiediamo ad Augusto Cantelmi in diretta da Montecitorio. Buonasera Augusto. Buonasera, buonasera a tutti. Sì, è stata ancora una giornata complicata e tuttora piena di incertezze. Il presidente incaricato Cottarelli è tornato da poco qui alla Camera dopo il secondo colloquio con il presidente della Repubblica Mattarella, ma prima di lui intorno alle 17 è salito a sorpresa anche il leader pentastellato Di Maio, sempre per un incontro informale con Mattarella. Di Maio, ricordiamo che appena 3 giorni fa ne aveva chiesto la messa in stato d'accusa per alto tradimento per non aver fatto nascere il governo Conte, richiesta poi archiviata. Ebbene, fonti del Quirinale fanno sapere che non c'è alcun problema sulla lista dei ministri, ma il premier incaricato Cottarelli e il capo dello Stato Mattarella hanno deciso di non forzare i tempi per attendere la possibilità di una nascita di un eventuale governo politico. Quindi Cottarelli, e questa è la prima notizia certa, non dovrebbe questa sera salire al Colle per sciogliere la riserva, così dunque dal Quirinale. Ma vediamo allora nel servizio lo stato della situazione, poi la linea può tornare allo studio. Il Quirinale prova ad accelerare, il leader pentastellato Di Maio è salito al Colle per un incontro informale con il capo dello Stato. Dopo Di Maio è stata la volta di Cottarelli, ma non per sciogliere la riserva. Si lavora soprattutto all'ipotesi di un governo politico, sebbene Salvini lo abbia di nuovo bocciato. L'unica cosa da fare è chiedere a questo punto al Presidente della Repubblica la data delle elezioni, prendere una marea di voti e governare per conto nostro e prendere per mano questo paese. E poi voglio vedere se potranno continuare a dire no e no e no. L'alternativa invece sarebbe quella di un governo di minoranza che dovrebbe nascere in Parlamento attraverso una non sfiducia tecnica, ossia grazie all'astensione o all'uscita dall'aula di gran parte dei partiti per abbassare il quorum. Ovviamente tutti devono essere d'accordo, Lega, Forza Italia e il Partito Democratico direbbero di sì. Il Movimento 5 Stelle invece dice no e rilancia l'ipotesi sempre del governo politico guidato dal professor Conte, altrimenti non resta che il voto, ma non a settembre, bensì il 29 luglio, con conseguente scioglimento delle Camere entro stasera, altrimenti salta la finestra di luglio. Di Maio che non si vota la fiducia a Cottarelli. Vabbè, è quello che ho detto prima, o si va al voto o nasce un esecutivo politico. Siccome non mi sembra che l'opzione governo Cottarelli rientri in una delle due ipotesi, vuol dire che quindi non possiamo dare la fiducia all'eventuale governo Cottarelli. Ci spostiamo a Piazza San Pietro per l'udienza generale nuovamente dedicata alla cresima. Durante i saluti alcuni atleti taekwondo della Corea del Sud si sono esibiti davanti al Papa, ma ci sarebbe dovuta essere anche una delegazione della Corea del Nord. Cristiana Caricato. Gesti atletici, controllo della forza ed equilibrio nei movimenti. Sul sagrato di Piazza San Pietro, una lezione di taekwondo, antica arte marziale coreana, oggi sport olimpico praticato in tutto il mondo. Papa Francesco assiste allo spettacolo di corpi in bianco e nero che compiono acrobazie e volteggi. Messaggio di pace, sì. Il Papa, come gran parte della stampa, è convinto che gli atleti provengano dalle due Coree per lanciare un messaggio chiaro di pace. Più tardi, il portavoce della sala stampa vaticana preciserà che solo i giovani sudcoreani hanno dato vita all'esibizione in seguito alla disdetta degli sportivi nordcoreani. Poco importa, la potenza simbolica dei gesti rimane, come le parole che invitano alla pace in un momento delicato del processo di riconciliazione tra le due Coree. È stato un messaggio di pace per tutta l'umanità. Grazie.
Nella catechesi, Papa Francesco ha proseguito la sua riflessione sul sacramento della confermazione, la cresima. Sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio sono doni che arricchiscono la Chiesa, portati dallo Spirito Santo, allo stesso tempo autore delle diversità e creatore dell'unità. Lo Spirito dà tutte queste ricchezze che sono diverse, ma allo stesso modo fa l'armonia, cioè l'unità di tutte queste ricchezze spirituali che abbiamo i cristiani. Con la cresima, ha spiegato il Papa, si ottiene il dono invisibile dello Spirito Santo, di cui il crisma ne è il sigillo visibile. Ricevendo in fronte il segno della croce con l'olio profumato, il confermato riceve dunque un'impronta spirituale indelebile, il carattere che lo configura più perfettamente a Cristo e gli dà la grazia di espandere tra gli uomini il buon profumo. E anche all'udienza di stamani, come di consueto, protagonisti i bambini che Francesco ha baciato e accarezzato lungo il percorso con la Papa Mobile. Tra loro anche la scolaresca di Grosseto, che a lui ha scritto dopo la morte di una piccola coetanea, Paolo Fucili. Abbiamo scritto questa lettera perché una nostra compagna di scuola, che si chiamava Maria Sole, è andata in cielo. È stata un'iniziativa bellissima, ovviamente è stata la giusta risposta a un bisogno che questi bambini manifestavano. Il banco di Maria Sole è ancora lì in aula, vuoto però da quando un male crudele se l'è portata via ad inizio anno scolastico. E se un adulto fatica a farsene una ragione, figuriamoci i compagni di lei, terza C dell'Istituto Gabelli di Grosseto. E loro però volevano sapere perché è successo. Loro speravano che Maria Sole guarisse, perché? E allora io ho detto: scriviamo al Papa. E lui, con la stessa semplicità, ha risposto, con parole di fede e coraggio, è un invito all'udienza generale di oggi, e non in un posto qualunque, persi in mezzo alla folla. Che impressione ti ha fatto vedere il Papa? Allegria, gioia, felicità. Poi anche un po' di sorpresa, perché non pensavo che arrivasse lì proprio davanti a noi. Molti lo hanno abbracciato e gli hanno chiesto di pregare, chi per la zia, chi per qualcun altro. Hanno capito che il Papa tiene qualche contatto con il cielo volentieri. Poi vale ancora quel che Francesco aveva scritto in risposta alla lettera dei bambini. Ha ricordato la frase di Maria Sole che ci ha lasciato: l'amore vince sempre. Lui ha detto: Maria Sole ha ragione, l'amore vince sempre, ma voi in Cristo troverete Maria Sole, negli altri, in tutti quelli che incontrerete, in tutti quelli che aiuterete troverete Maria Sole. E in più oggi di persona ci ha fatto una benedizione. All'udienza anche padre Ibrahim Al-Sabah, il parroco di Aleppo a Roma, per la presentazione del libro Viene il vento. Ne ha donato una copia al Papa, racconta della città martire siriana e del suo popolo che vuole ripartire. Massimiliano Cochi. Gli ultimi convogli di ribelli e terroristi che occupavano i quartieri est hanno lasciato la città il 23 dicembre del 2016, ma nonostante questo, ad Aleppo i combattimenti non si sono mai fermati. Purtroppo la guerra continua. Noi abbiamo sulla fronte ovest della città di Aleppo, abbiamo ancora missili che cadono su diversi quartieri, seminando morte e terrore. 2 anni dopo l'annuncio della liberazione la situazione è ancora drammatica. L'acqua manca in molte zone della città, l'elettricità c'è solo poche ore al giorno, il sistema sanitario e quello scolastico sono da ricostruire, così come il 70% delle abitazioni, e la disoccupazione è oltre l'80%. Aleppo era Milano per l'Italia e così era Aleppo per tutta la Siria. 60% dell'industria che si faceva, della produttività, della forza del paese, si faceva lì proprio con le società industriali. In questi anni i francescani e la custodia di Terra Santa sono stati accanto alla popolazione, distribuendo 3.000 serbatoi per l'acqua, migliaia di gruppi elettrogeni, 40.000 pacchi alimentari e poi raccogliendo i fondi per ricostruire circa 200 case e far ripartire decine di piccole attività produttive. Le sfide però sono ancora tante, come racconta padre Ibrahim nel suo libro Viene il mattino. Tante sfide nuove, però anche tante risposte creative della nostra carità per andare incontro a questa fase, che non significa soltanto ricostruire l'economia, non significa soltanto ricostruire le case, ma anche ricostruire la dignità dell'uomo.
In questa situazione i cristiani, più volte in questi ultimi anni bersaglio dei gruppi armati, sono sempre stati un ponte di riconciliazione e di pace, ma oggi più che mai in quelle terre la loro presenza è a rischio. Tantissime famiglie di quelli che sono riusciti a uscire fuori stanno pensando di andare all'esterno con il congiungimento familiare, e poi con i turbamenti che continuano è sicuramente un brutto segnale per la nostra presenza, che è proprio diventata minimissima lì ad Aleppo. Dalle regioni in guerra arriva sulle nostre coste la maggior parte dei profughi, che spesso mette a rischio la propria vita in mare. Per evitare queste tragedie la CEI, in collaborazione con Sant'Egidio, ha attivato dei corridoi umanitari. Oggi 50 profughi provenienti da Somalia, Sudan ed Eritrea hanno potuto fare il loro ingresso legale e sicuro in Italia. Alessandra Camarca. Vengono dalla Somalia, dal Sud Sudan e dall'Eritrea, sono 50 profughi e sono sbarcati in Italia non con i barconi della speranza ma con un volo di linea, come qualsiasi libero cittadino. Hanno potuto fare il loro ingresso legale e sicuro grazie ad un accordo firmato dalla Conferenza Episcopale Italiana e la Comunità di Sant'Egidio insieme allo Stato italiano. Sono arrivati questa mattina allo scalo romano di Fiumicino, da Addis Abeba, capitale dell'Etiopia, dove erano collocati in un campo profughi. Si raggiunge così la quota di quasi 200 profughi già arrivati nel nostro paese, sui 500 previsti in 2 anni. Tra i 50 giunti questa mattina a Fiumicino ci sono molti bambini e numerose persone bisognose di assistenza sanitaria per malattie aggravate dalle precarie condizioni di vita nei campi e in alloggi di fortuna. Saranno accolti in diverse regioni italiane, tra cui Lazio, Puglia, Liguria e Sicilia, dove sono state già attivate le strutture sanitarie per le persone bisognose di cure, come il Bambin Gesù a Roma, il Gaslini di Genova, la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. E più in generale è stato predisposto un percorso di integrazione nel nostro paese, che prevede l'apprendimento della lingua italiana, la scolarizzazione dei minori e un rapporto costante con famiglie e realtà presenti sul territorio. Nei confronti dei migranti pugno sempre più duro, invece in Ungheria il governo del premier sovranista Orbán ha fatto approvare una legge che punisce chiunque dia sostegno agli immigrati illegali. Luigi Ferraiuolo. No alle NGO in Ungheria, le organizzazioni non governative. La prossima settimana diventerà legge lo Stop Soros Act, che vieta alle ONG ungheresi di estrazione straniera di accogliere o sostenere immigrati illegali nel paese magiaro. Nello stesso tempo le ONG dovranno dichiarare da chi ricevono i fondi e pagare una tassa di un quarto sulla donazione ricevuta. Chi non rispetterà la legge potrà essere arrestato e condannato a 1 anno di carcere, mentre le ONG saranno chiuse. La norma si inserisce nella lunga guerra in corso tra il premier ungherese Orbán, che gode della maggioranza assoluta in Parlamento, recentemente rinnovata, superando addirittura i 2/3 della Camera elettiva, e il miliardario e speculatore internazionale George Soros, magiaro di origine ma cittadino americano, da sempre contro Orbán e finanziatore dei vari partiti di opposizione ungheresi. In pratica la norma bloccherà e ridurrà vertiginosamente i finanziamenti stranieri ai partiti di opposizione, oltre che di tantissime ONG, in particolare le filiazioni ungheresi di quelle internazionali più famose, da Amnesty al Comitato Helsinki. Dunque lo scontro politico tra i due si è trasferito anche al campo degli immigrati clandestini o ricollocati dall'Unione Europea, che l'Ungheria non accetta insieme a Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. In particolare questi 4 paesi non vogliono il programma UE di ricollocamento di 160.000 siriani ed eritrei e di altre nazionalità dall'Italia e dalla Grecia, dove sono sbarcati per la prima volta sul suolo europeo. Le ONG internazionali hanno annunciato che si opporranno alla norma, perché è inaudito in Europa sanzionare con la prigione l'aiuto umanitario, ma il governo magiaro ha ribadito che si tratta di una legge contro i migranti illegali e per la sicurezza nazionale. La cronaca: 4 condanne a Torino per la morte di Andrea Soldi, l'uomo 45 anni malato di schizofrenia paranoide, morì il 5 agosto del 2015 in seguito a un tentativo di trattamento sanitario obbligatorio. Silvio Vitelli. Direi proprio tradimento, l'hanno preso alle spalle e gli hanno messo le braccia dietro la panchina, l'hanno manettato,
poi dopo un po' l'hanno buttato a terra, a pancia in giù, e certamente lì è stata gravissima la cosa, perché lui lì non poteva più respirare. È morto così Andrea Soldi, 45 anni, prelevato nell'estate di 3 anni fa da questa panchina a Torino, nel corso di un trattamento sanitario obbligatorio dovuto alla sua schizofrenia. Il medico e 3 agenti della polizia municipale, imputati per omicidio colposo, sono stati oggi condannati in primo grado a 20 mesi di carcere con pena sospesa e il versamento di quasi 300.000 euro a titolo di provvisionale nei confronti del papà e della sorella di Andrea. Mentre incontriamo suo zio, ci mostra le foto di famiglia di Andrea, quando da piccolo non lasciava ancora intravedere nessun segno della malattia. Buono, affettuoso, grande, sportivo, direi che è andato tutto bene fin quando è andato militare. Il problema è scattato là, non sappiamo ancora che cosa sia veramente accaduto. Comunque lui, venendo a casa in licenza, ha avuto una crisi catatonica e da allora si può dire che è iniziata la sua via crucis. È stata resa giustizia, ecco, a questa morte, e speriamo davvero che si possa intervenire in questi casi con una procedura molto più oculata e che tenga conto anche della varietà dei pazienti che si devono affrontare in quei momenti lì, insomma. Una gigantesca frana si è staccata in Val Chiavenna, circa 5.000 metri cubi di pietre e di materiali, lo state vedendo, sono crollati, ecco le immagini di questo video, nei pressi del santuario di Gallivaggio. Questo enorme smottamento ha però risparmiato la chiesa seicentesca costruita per ricordare un'apparizione della Madonna, ricoperta di polvere, lo vedete, ma per fortuna nessun danno e c'è già chi dice che è stato un miracolo. Il rogo della Grenfell Tower, inchiesta pubblica a Londra sulla tragedia di un anno fa costata la vita a 72 persone, tra cui gli italiani Gloria Trevisan e Marco Gottardi. I familiari delle vittime stanno sfilando davanti ai giudici per ricordare i loro cari. Ieri la testimonianza toccante dei genitori della ragazza veneta, Beatrice Bossi. Thank you very much. Si sono aperti con 72 secondi di silenzio i lavori della commissione d'inchiesta sul rogo della Grenfell Tower di Londra. Da alcuni giorni i commissari stanno ascoltando le testimonianze dei familiari che quel tragico 14 giugno del 2017 hanno perso tra le fiamme mariti, figli, fratelli e sorelle. Tra loro anche i 2 giovani fidanzati veneti, Gloria Trevisan e Marco Gottardi, 26 e 27 anni, arrivati a Londra con una laurea in architettura e la voglia di crescere insieme nella città inglese. Il video che l'avvocato della famiglia Trevisan ha presentato alla commissione descrive in pochi minuti il carattere solare e dolce di Gloria. La sua capacità di disegnare con la penna ritratti che sembrano fotografie e il suo talento eccezionale, come dice il suo datore di lavoro, sempre nello stesso video, mentre mostra uno degli ultimi disegni che la ragazza aveva realizzato prima di morire. Anche la madre di Gloria ha parlato infine alla commissione. Il racconto di quel momento lo abbiamo chiesto al suo avvocato. Lei ha detto alla fine: non serbate l'odio, abbiate rabbia, questo sì, per poter lottare per la giustizia. Copiate un applauso e sono stati tutti in piedi. Pure la vostra testimonianza di fede e di agire secondo un certo contesto sta facendo riflettere magari più di una persona. Le audizioni intanto sono andate avanti anche oggi, tra le lacrime di quest'uomo che ha ricordato la perdita del figlio. Il piccolo Logan sarebbe dovuto nascere qualche giorno dopo l'incendio, ma non ce l'ha fatta. Mentre la sorella di un'altra vittima ha interrotto la lettura per bere dell'acqua, mentre ricordava con il groppo in gola e al fianco di altri familiari il fratello morto asfisiato. E infine la telefonata di Saber, l'ultima, fatta alla moglie. Stiamo lasciando questo mondo, ha detto con la calma di chi sa che non c'è più niente da fare. Spero di non averti deluso. Parliamo di sicurezza. Dopo il respingimento dell'istanza della società Autostrade, gli occhi del sistema Tutor adesso non possono più vigilare. Già da luglio, però, in via sperimentale debutterà una nuova soluzione omologata. Leonardo Possati. Stop ai Tutor sulle autostrade.
Il sistema che controlla la velocità è stato spento dopo che la Corte d'Appello di Roma ne ha ordinato la rimozione, dando ragione ad una piccola ditta toscana, la Kraft di Greve in Chianti, detentrice del brevetto. Niente più tutor dunque, ma questo non significa via libera a velocità senza limiti sulle autostrade. Autostrade per l'Italia e Polstrada hanno infatti assicurato che continueranno, ciascuna per gli obblighi specificamente loro imposti dalla legge, ad avere cura della sicurezza e della incolumità dei cittadini che viaggiano in autostrada. Entrambe, poi, stanno lavorando per l'attivazione in via sperimentale di un nuovo sistema approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma i tempi potrebbero essere comunque lunghi. Nel frattempo torneranno pistole laser, autovelox e altri sistemi di rilevazione di velocità e le temute contestazioni immediate, le violazioni di velocità grazie all'uso di doppie pattuglie. Una che constata la violazione e l'altra più avanti che blocca l'automobile, e in questo caso specifico c'è ben poco da fare, la patente è a rischio. Dai sindacati di polizia arriva comunque l'allarme per i rischi legati al possibile aumento della velocità. Nel solo ultimo fine settimana si sono contate 27 vittime sulle strade, è il record del 2018. In Veneto l'integrazione passa anche attraverso il rugby, come testimonia la storia di una ragazzina algerina che gioca con il suo velo in testa assieme alle compagne di squadra. Il servizio. Urrà! Urrà! Lo sport per imparare il rispetto, questo è l'obiettivo che la scuola media Gino Rocca di Feltre, un comune della provincia di Belluno, cerca di perseguire attraverso lo sport del rugby. Nusaiba è una ragazza algerina di religione musulmana, con una passione per il rugby che ha scelto di essere parte della squadra, indossando il velo, segno distintivo della sua religione. Ho iniziato quest'anno con la scuola e volevo provarci, mi è piaciuto molto. È un po' difficile, però bello. La squadra femminile è una ricchezza di cultura. Sono molte le ragazze non italiane che giocano. Lealtà e spirito di sacrificio, questi sono i valori fondanti che il rugby vuole trasmettere, prima dei fondamenti dello sport. È bello avere una squadra che collabora, che è unita, che rispetta le regole, rispetta i compagni e anche gli avversari. Secondo noi la diversità di religione non conta nello sport, perché comunque lo sport è per tutti e cerchiamo di poterlo far fare a tutti. La scelta di Nusaiba di giocare a rugby è stata accolta con gioia dalla sua famiglia, che vive e lavora nella realtà feltrina da diversi anni. Sì, la mia figlia che ha scelto, mi sono contento per la sua scelta, grazie a Dio per tutti. Conosco tanti agenti di là, che abitanti, se sempre mi tratto bene, anche loro mi trattano bene, non c'è nessun problema. E alla domanda su cosa le piace di più del rugby ci ha risposto così. Vabbè, placcare e far meta. E si torna a parlare del furto della natività di Caravaggio. Oggi a Palermo l'incontro sull'inchiesta è riaperta dalla commissione antimafia sul caso, avvenuto nel 1969 per mano di Cosa Nostra. Clamorose le novità, l'opera è all'estero, scomposta in più parti. Nicola Ferrante. Venduta a un mercante svizzero e fatta a pezzi, il destino che emerge sulla natività rubata di Caravaggio, quella in cui un giovane San Giuseppe con una casacca verde ci volge le spalle e dialoga con un personaggio col bastone, forse frate Leone perché vicino a San Francesco, sul lato opposto San Lorenzo riconoscibile per i paramenti da diacono, al centro l'inconfondibile luce del Merisi su Maria e il bambinello, olio su tela 2,60 m x 2, sparita da 49 anni, l'opera più ricercata al mondo, inestimabile il suo valore, varrebbe almeno 30 milioni, sparita ma non distrutta, si scopre solo ora, falso che sia stata seppellita insieme a un boss della mafia e ai suoi tesori, falso che sia finita in una stalla divenendo cibo per topi e maiali. A sciogliere il mistero le conclusioni della commissione d'inchiesta parlamentare antimafia, presieduta da Rosi Bindi, che ha riaperto il caso. Esiti presentati in queste ore proprio nell'oratorio San Lorenzo, la pregevole chiesa di Palermo dove fu trafugata la notte fra il 17 e il 18 ottobre del 69, decisiva e le
rivelazioni di alcuni pentiti di mafia, il furto compiuto da piccoli criminali. Poi Cosa Nostra comprende il valore del quadro e ne rivendica il controllo. Oggi l'ultimo colpo di scena sotto lo sguardo di una copia fedele. E sembra che sia stata acquistata da un mercante svizzero che noi pensiamo di aver individuato, ma che forse era difficile trasportare e quindi fu fatta a pezzi, ma probabilmente è stata venduta. Ci auguriamo che almeno qualche frammento possa essere ritrovato. E vi proponiamo ora l'intervista del nostro Luciano Piscaglia a Liliana Segre, che racconta la sua storia d'amore con il marito Alfredo. Il TG2000 torna alle 20:30. Buona serata.